Buonasera al pubblico, ben ritrovati a questo incontro con Liguria Popolare. Avete visto infrastrutture e ambiente, perché questo sarà anche il tema di un'importante convention in programma a Sanremo, ma non solo, è un po' un leitmotiv di Liguria Popolare. Poi se ne fa tanto parlare in questo periodo, ma con Antonio Bissolotti, responsabile di Liguria Popolare, coordinatore, ne avevamo già parlato in precedenza. Con Stefano Rossi abbiamo avuto qualche occasione, lei si occupa proprio della parte relativa alle infrastrutture, e quindi oggi cerchiamo di tirare un po' le fila parlando sì della convention Bissolotti che ci sarà domenica a Sanremo, proprio dedicata, Liguria Popolare chiama un po' tutto il centrodestra raccolta proprio sulle infrastrutture, ma avete già, come dire, dei precedenti relativi a una legge anche importante che gli esponenti in Consiglio regionale di Liguria Popolare hanno portato in approvazione. Esatto, prima di parlare della legge vorrei ricordare che domenica principalmente si svolgeranno a Sanremo, domenica prossima alle 10:30 al Teatro Centrale, ed è aperto ovviamente al pubblico, gli stati generali di Liguria Popolare della provincia di Imperia. Negli ultimi mesi dell'anno passato abbiamo fatto gli stati generali prima a Spezia, poi a Savona e poi a Genova. E a Genova è stata la prima volta che abbiamo avuto la capacità di mettere intorno al tavolo il governatore Giovanni Totti, subito dopo l'uscita, diciamo, da Forza Italia e la fondazione di Cambiamo, insieme a Forza Italia, perché in quell'incontro a Genova si è seduto a fianco alla Gelmini, ed è stato il primo incontro, diciamo, dal quale è scaturito, devo dire, la conferma per la prima volta che Totti sarebbe stato di nuovo candidato del centrodestra per tutta la coalizione. Era importante ricordarlo, e adesso noi di fatto, con l'evento di domenica, riuniamo per la prima volta tutto il centrodestra ligure davanti al pubblico per parlare delle prossime regionali, perché noi come Liguria Popolare che cosa facciamo di solito? Anche quando gli eventi sono nostri, noi per sottolineare l'importanza di essere in coalizione, diamo spazio anche alle componenti alleate del gruppo, perché lo riteniamo fondamentale. Quindi ci saranno presenti quindi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Cambiamo. Per noi Nel è un dato caso di Toti fondamentale. possiamo dire che contribuite anche a tenerle insieme queste Beh, componenti, a diciamo di sì. volte io. No, non dimentichiamoci mai che Liguria Popolare ha oggi due consigli regionali in maggioranza, e quei due voti garantiscono la maggioranza, alla maggioranza di poter continuare a governare. Quindi sarà di nuovo un'alleanza 5, noi saremo di fatto l'unica lista civica perché Cambiamo di fatto è un partito Partito, nazionale, certo. quindi noi rappresentiamo l'ala moderata e civica di questa coalizione. Lista civica che Tornando. tra l'altro parte dal ponente, se mi posso permettere, no? Posso dire in qualche modo che è una lista civica che sì, guarda tutta la Liguria, esponenti a Genova, ma parte dal ponente ligure che in tema di infrastrutture forse qualche Sì, beh. credito ce l'ha, no? Diciamo che è anche un po' il contrario, nel senso che Liguria Popolare è già fortemente presente da anni a Spezia, a Genova e a Savona, da un mese e mezzo è presente in provincia di Imperia e quindi si lancia oggi Questo in progetto questo parte di progetto, qui. parte da qua, anche perché non dimentichiamo mai che siccome guardiamo giustamente, come è scritto alle mie spalle, alle regionali 2020, nelle regionali i collegi sono provinciali e quindi la provincia di Imperia esprimerà i suoi candidati, noi dovremo trovare tre candidati da mettere nelle nostre liste che rappresentino tutto il territorio provinciale e quindi diciamo è ovvio che da qui si parte con un progetto forte e ribadisco, noi siamo orgogliosi di iniziare il 2020 noi col primo grande evento di coalizione. Volevo parlare velocemente, ma non più che altro su questo parlerei, passerei poi la parola A Stefano a Rossi, certo. Stefana, perché noi sia questo però lo voglio dire chiaramente, noi vogliamo distinguerci anche perché al di là delle parole che vengono fatte in tante in queste settimane, tutti parlano di infrastrutture, tutti vogliono fare, Ormai vogliono, è il il tema tema generale, dell'anno, ma via. è il tema delle promesse. Noi siamo partiti subito invece dimostrando che Liguria Popolare è un movimento, perché non è un partito, è un movimento del fare. Perché? Perché alla fine del 2019 è stata approvata una legge regionale a firma dei due consiglieri regionali di Liguria Popolare, Andrea Costa e Gabriele Pesani, che tratta di un tema molto importante che credo farà molto piacere alla maggior parte dei nostri ascoltatori, ed è un tema concreto che adesso la nostra Stefana Rossi, il nostro ingegnere, ci spiegherà meglio. Ecco, tema concreto perché appunto una legge già arrivata in regione, poi adesso si apre il discorso, la prima convention sarà dedicata proprio a quello, quindi voglio dire,
Beh, è una legge che permetterà di recuperare i locali seminterrati o quelli che sono i magazzini, eccetera, che sono stati legalmente costruiti, comunque legalmente riconosciuti, e trasformarli in abitazione. Lì non si parla Ovviamente di abusi, non si di parla né di cose, ecco. abusi né di ulteriore copertura del suolo e quindi impermeabilizzazioni, che insomma i problemi Certo. idrogeologici della nostra regione sono ben noti, ultimamente ne abbiamo avuto ancora delle prove concrete, e quindi questo permetterà però, per esempio, a molte famiglie di creare una stanza in più per il figlio piuttosto che per i genitori anziani, senza dover andare a cercare una casa più grossa, senza dover fare investimenti eccessivi. Sarà un ottimo canale di nuovo lavoro per sia i professionisti, perché chiaramente i tecnici saranno chiamati a lavorare, in particolare i geometri, che infatti sono molto interessati, hanno accettato e visto di buon grado questa nuova normativa. E permetterà di far lavorare tante imprese, perché comunque sarà necessario fare dei lavori, perché un magazzino magari non è isolato, non è coinventato, bisogna fare degli interventi Certo, di miglioria, eccetera. e l'edilizia ne ha E bisogno in questo l'edilizia ne ha periodo. bisogno, perché il comparto dell'edilizia è fermo da parecchio tempo e ha bisogno di una boccata d'ossigeno. Permetterà anche, se vogliamo, di riqualificare il territorio, perché ci sono un sacco di volumi un po' abbandonati, fatiscenti, eccetera, che, visto che potranno essere riutilizzati a fini abitativi, nonostante un'altezza più bassa rispetto alla legge, che era 2,70, ma sarà possibile farlo anche con 2,40 di altezza, potranno essere ristrutturati, perché avranno una valenza in più. Insomma, molti magazzini sono stati abbandonati, la floricoltura, l'agricoltura, sappiamo che insomma, è un settore che è un po' decresciuto negli ultimi decenni, e questi locali però esistono e quindi potrebbero avere una nuova valenza, una nuova vita, ecco, diciamo così. E quindi questo è un passaggio importante. Poi sempre infrastrutture, ma qui si guarda a più ampio spettro, si guarda proprio su tutta la regione, infrastrutture e ambiente, anche il ragionamento di questa convention, di questi stati generali, perché un po' invitate tutta la coalizione, ma non solo, perché poi Salotti ha sempre detto che Liguria Popolare è aperta a tutti, quindi tutti Certo. possono intervenire, ascoltare, seguire i lavori. Volete ragionare su quella che poi, ahimè, è una carenza Una problematica. carenza di tutta la Che fa più male al regione? ponente che a tutto il resto della Sì, regione. Adesso sicuramente facciamo un po' di analisi, noi siamo la provincia più penalizzata, però sicuramente è una carenza un po' di tutta la Liguria. Probabilmente anche dettata un po' dalla conformazione morfologica del nostro territorio, che è un vantaggio e uno svantaggio forse al contempo. Però sicuramente tutti insieme per il bene del territorio, perché poi alla fine credo che quello di Liguria Popolare, ma di molte persone che ci seguono e della coalizione, sia l'interesse del territorio. E quindi abbiamo bisogno di completare il raddoppio della linea ferroviaria, di completare l'Aurelia Bis. Migliorare la strada statale 28, fare questo famigerato tunnel Armo Cantarana, Certo. ci sono poi situazioni peculiari e locali da sistemare. Non parliamo poi delle frane, di tutti i dissesti che si sono generati con gli ultimi eventi alluvionali, che hanno creato dei grossissimi problemi di comunicazione con le frazioni più nell'interno del territorio, che vivono anche di turismo, di gente che va, e se non ci può andare, naturalmente crollerebbe tutto un mondo anche commerciale, turistico, ricettivo, che vive anche di questo. Quindi la comunicazione è fondamentale. Fondamentale sarà anche questo legame con regione e dalla regione poi verso il governo, a Roma. Sicuramente. Assolutamente, dobbiamo essere tutti, portiamo avanti questo discorso tutti insieme, perché comunque sicuramente interessa a tutti e bisogna portarlo a Roma, cioè i singoli comuni non possono fare un granché, la provincia forse qualcosina in più, ma la regione e lo Stato devono intervenire su queste grandi opere sicuramente. Indubbiamente, magari stanziare fondi perché se facciamo qualcosa di nuovo e di meglio, Bissolotti oggi, evitiamo poi domani di pagare i danni che costano molto di più. Continuiamo a dirlo, ma ahimè poi non si vedono gli Beh, aspetti concreti. sicuramente quello che noi chiederemo in questo incontro è la presenza dei relatori di spicco. Basti pensare che ci sarà il governatore Totti e il sindaco Bucci, che in questo momento sono impegnati nella più grande opera di ricostruzione forse della storia del paese, diciamo, degli ultimi decenni, e Incrociando quella le dita, il nuovo Ponte Morandi, che non si chiamerà più così, vabbè, ma il viadotto su Polcevera, forse riusciremo già a percorrerlo dalla prossima Sì, estate. ma Mi infatti pare un c'è l'idea, ma risultato. l'idea e l'impegno è quello di inaugurarlo in primavera. Mi pare che ci stiano lavorando molto bene, ma soprattutto mi piace sottolineare che mentre Totti è il commissario alla ricostruzione del ponte, Bucci, Bucci, commissario. scusa, questo ponte, Totti è stato il commissario dell'emergenza. L'emergenza, E il certo. fatto che prime volte in Italia forse si sia subito in brevissimo tempo trovato subito casa agli sfollati, intervenire sulle imprese, è stato veramente un esempio di efficienza amministrativa che
che siamo convinti i Liguri apprezzeranno tantissimo, e questa accoppiata con Bucci riteniamo che sia una accoppiata straordinaria, e ci fa piacere che entrambi saranno presenti al nostro convegno, e chiederemo a loro, in base ai loro ruoli, ai loro rapporti, alle loro relazioni, che ci sia un impegno forte sulla provincia di Impera, perché siamo stufi di essere ormai considerata sempre l'ala estrema dell'impero. Non ne possiamo più, devo dire che quello che è successo quest'anno a Natale, con queste 8, 9, 10 ore di coda per venire da noi durante le vacanze, è stata veramente un'immagine pessima di questo territorio che non possiamo più permetterci. Io credo anche che ci sarà bisogno di una legge speciale sulla Liguria. Penso che la Liguria da sola non ce la può fare. La Liguria è la porta dell'Italia verso un grande paese, quale la Francia, e noi dobbiamo, come dire, rendere questa porta dell'Italia di nuovo importante, di nuovo centrale, di nuovo come dire, anche avvenieristica per quanto riguarda l'infrastruttura. Non possiamo essere così indietro, e credo che bisognerà che a Roma si rendano conto di questo. Ci vorrà una legge speciale con grandi risorse per mettere finalmente mano a questo territorio bellissimo ma anche tanto fragile. Isolotti, a questo punto che dire? Ci vediamo domenica, Teatro Centrale, a partire... Da partire dalle 10:30, è, ripeto, aperto a tutti, il tema è di grande interesse, quindi chiunque sia interessato al proprio territorio, al proprio ambiente, alla propria provincia, venga ad ascoltare, così saremo tutti, come dire, più motivati nel sostenere i programmi delle prossime regionali. Grazie Antonio Isolotti, a Stefana Rossi di Liguria Popolare per essere stati con noi. Ci rivediamo con voi domenica a Sanremo per questo meeting. Grazie a voi e un grazie al pubblico. Un arrivederci, a presto. Buona serata. Buonasera. Buonasera.